Attenzione, c'è una rivelazione così spaventosa che preferiremmo non conoscere. È la storia di Malachi Martin, un uomo che avrebbe rischiato tutto per svelare la verità dietro uno dei più grandi misteri della Chiesa Cattolica, il terzo segreto di Fatima. Quindi ascoltami, rimani fino alla fine del video perché scoprirai qualcosa che ha il potere di cambiare la tua vita per sempre. Inoltre, nel finale, abbiamo preparato un'altra cosa incredibile proprio per te. Rimani con noi, mi raccomando. Il terzo segreto di Fatima è uno dei misteri più spaventosi, discussi e intriganti della Chiesa Cattolica. Una storia che va oltre i confini della fede, si addentra nell'anima umana e sfida la stessa trama della realtà. Il nostro viaggio inizia nel cuore dell'Irlanda, dove un giovane Malachi Martin manifestava una curiosità insaziabile per il mondo che lo circondava. Cresciuto nell'abbraccio della fede cattolica, mostrava una precoce predisposizione per le lingue e una sete inestinguibile di conoscenza. Quando raggiunse l'età di 30 anni, Martin aveva accumulato un repertorio straordinario, un dottorato triplo e una padronanza di 30 lingue. Questa straordinaria abilità intellettuale gli valse una posizione ambita presso l'Istituto Biblico Pontificio di Roma. All'interno delle sacre mura di questa venerabile istituzione, il percorso di Martin si sarebbe incrociato con un uomo il cui influsso avrebbe cambiato per sempre il corso della sua vita, il cardinale Bea. Il cardinale Augustin Bea, una figura imponente nella Chiesa Cattolica, riconobbe in Martin una comprensione unica e profonda del complesso intreccio dei mondi musulmani ed ebraici. Colpito dall'intelletto e dalla cultura del giovane studioso, il cardinale Bea estese un invito che avrebbe cambiato tutto. L'anno era il 1960 e il mondo era immerso in un'era turbolenta. Fu durante questo periodo che Malachi Martin divenne il segretario personale del cardinale Bea, un onore che lo avrebbe esposto a un segreto di proporzioni bibliche, il terzo segreto di Fatima. Il terzo segreto di Fatima era per molti più di un semplice artefatto religioso. Era un enigma profondo, un mistero che aveva sfidato la comprensione per decenni. Sebbene il Vaticano avesse ufficialmente divulgato il suo contenuto nel 2000, molti credenti nutrivano ancora dubbi. Si chiedevano se la Chiesa avesse condiviso la verità completa o se qualcosa di più sinistro rimanesse nascosto nell'ombra. Fu all'interno dei confini segreti del Vaticano che Martin mise per la prima volta gli occhi sul terzo segreto di Fatima. Dire che il suo contenuto lo scosse fino alle fondamenta sarebbe un eufemismo. Egli descrisse l'esperienza come così terribile che preferirei non parlarne. L'incontro con il terzo segreto non fu semplicemente una curiosità per Martin. Divenne uno spettro ossessionante che avrebbe plasmato la sua stessa esistenza. La sua rivelazione fu così profonda che dichiarò tutta la teologia e l'ecumenismo che aveva studiato e abbracciato come inutili. Fu una dichiarazione che avrebbe mandato onde di shock attraverso la Chiesa Cattolica. Tuttavia, la storia di Malachi Martin non si conclude con la sua rivelazione scioccante. Nel 1964, deluso dalla direzione che stava prendendo la Chiesa, prese una decisione epocale. Cercò di essere liberato dai suoi voti sacerdotali e scelse di intraprendere un percorso indipendente. Martin credeva che alcuni elementi all'interno della Chiesa, compresi i gesuiti, fossero più affascinati dal potere che dalla salvezza delle anime.
In un atto coraggioso di sfida, Martin criticò apertamente i gesuiti per il loro sostegno alle ideologie marxiste, in particolare nella teologia della liberazione, una posizione che G.I. valse sia ferventi ammiratori che feroci critici. Era diventato una figura polarizzante all'interno della comunità cattolica. Prima di continuare, se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti adesso ed attiva anche la campanella. Se desideri rimanere ancora più informato, abbiamo un gruppo Telegram in cui forniamo notizie in tempo reale. Trovi il link per accedere in basso nella descrizione. Torniamo a noi. Dopo aver lasciato il sacerdozio, Martin intraprese un nuovo capitolo della sua vita a New York City. Lì si reinventò con successo come romanziere. Le sue creazioni letterarie erano spesso ispirate dalla sua profonda conoscenza dell'occulto e dalle sue esperienze come esorcista. Tuttavia, furono i suoi scritti sulla Chiesa e sul Terzo Segreto di Fatima a catturare veramente l'immaginazione del pubblico. Martin affermava con veemenza che il Vaticano non aveva divulgato la verità completa riguardo al segreto, suscitando una curiosità e una controversia diffuse. Egli insisteva sul fatto che una pagina mancante detenesse la chiave per svelare il vero significato del segreto, un'affermazione che attirò considerevole attenzione da parte dei media. In una delle sue elettrizzanti interviste in diretta nello show Harbel durante gli anni 90, Martin sganciò una bomba. Parlò di qualcosa di così terrificante all'interno del Terzo Segreto che mandò brividi lungo la schiena del pubblico. Una guerra globale imminente, seguita da un evento catastrofico che avrebbe reclamato milioni di vite. Martin si attenne fermamente alla convinzione che Dio sarebbe intervenuto con 3 giorni di oscurità. Durante questa emozionante intervista, un chiamante menzionò un prete che sosteneva di aver letto il Terzo Segreto e che era svenuto immediatamente dopo averlo fatto. Il prete aveva affermato che l'ultimo papa sarebbe stato sotto l'influenza di Satana. In una rivelazione scioccante, Martin confermò questa affermazione, lasciando intendere uno scenario cupo che avrebbe messo alla prova la fede dei credenti e minacciato le stesse fondamenta della Chiesa. Emersero altre teorie riguardo al Terzo Segreto, suggerendo che esso prevedesse punizioni fisiche e spirituali per le nazioni, compresa una perdita diffusa di fede tra i cattolici. Martin alluse al ruolo della Russia, lasciando intendere che essa potesse detenere una chiave cruciale per risolvere le disgrazie del mondo. Secondo Martin, gli eventi profetizzati nel Terzo Segreto stavano già avvenendo sotto i nostri occhi. L'apostasia si stava diffondendo all'interno della Chiesa e la maggior parte dei cattolici era sprofondata nella incredulità. Egli affermò addirittura l'esistenza di una potente fazione all'interno del Vaticano che aveva giurato fedeltà al diavolo. In mezzo all'enigma e alle congetture emerse una singolare soluzione, una richiesta di completa divulgazione del Terzo Segreto di Fatima e la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria. Si credeva che questa azione detenesse la chiave della salvezza. In questa visione, il Papa e i Vescovi da tutto il mondo si sarebbero uniti per consacrare la Russia, menzionando esplicitamente la nazione. Si sosteneva che questa azione potesse portare a un cambiamento trasformativo e positivo, un raggio di speranza in un mondo avvolto dall'oscurità. Nei segreti enigmatici custoditi nei sacri corridoi del Vaticano e nel coraggio straordinario di individui come Malachi Martin. Sono individui che hanno osato interrogarsi, cercare la verità
e condividere le loro rivelazioni con un mondo assetato di risposte. Quindi, cosa dobbiamo trarre da questa straordinaria storia? Nelle parole senza tempo di Gesù, quando vedrete queste cose iniziare ad accadere, non abbiate paura, perché la vostra redenzione è vicina. Uniamoci in unità, offrendo le nostre preghiere, cercando guida in un mondo segnato da lotte, incertezza e tensione. Possiamo scoprire la forza di abbracciare la penitenza, la preghiera e la trasformazione spirituale, come suggerito nel terzo segreto di Fatima. Prima di salutarci, c'è una questione urgente che dovresti conoscere, una profezia di Medjugorje. Ci avverte su una data in cui accadrà qualcosa di terribile per tutto il mondo. Clicca nel video sullo schermo per scoprire tutto.